Hai bisogno di spedire uno o più pacchi in Italia o all'estero? Rivolgiti a Keypoint. Keypoint, più che spedire. L'azienda ospedaliera San Pio ha processato nella giornata di domenica 80 tamponi, dei quali 3 sono risultati positivi, ma solo uno rappresenta un nuovo caso relativo ad un soggetto residente nella provincia di Benevento, mentre gli altri 2 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertate. Dunque sono 10 pazienti positivi al San Pio, 7 residenti nella provincia di Benevento e 3 di altre province. 22 sono i pazienti sospetti, 16 della provincia di Benevento e 6 di altre province. Non si registrano dimissioni e decessi. Diminuisce ancora il numero dei contagiati dal Covid-19 nel Sannio secondo quanto comunicato dall'ASL Benevento nella giornata di domenica. Sono 120 guariti, più 12 rispetto alla giornata di sabato, 54 il numero dei contagiati, dunque meno 8 rispetto a sabato, 37 sono a domicilio, 7 i ricoverati al San Pio, 8 in altre strutture, 2 i ricoverati in altre province, 15 decessi fino ad oggi. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, nel messaggio trasmesso domenica mattina, ha espresso solidarietà ai ristoratori della città. Non condivido le proposte dell'INAIL e dello chef partenopeo che hanno avanzato alcune ipotesi di lavoro, tra queste figurano la distanza di 4 metri tra i tavoli che determinerebbero la morte della ristorazione, ha detto Mastella. Pertanto sono necessari altri tipi di misure per poter far ripartire questo importante comparto economico. Ma sentiamo cosa ha detto il primo cittadino. Innanzitutto una parola di conforto, di solidarietà ai ristoratori. Devo dire che neppure io condivido l'idea che dell'INAIL e magari dello chef stellato partenopeo che ha dato alcune indicazioni di merito per quanto riguarda le distanze tra i tavolini. Ritengo anch'io che siano distanze un po' irregolari, cioè occorre sobrietà e occorre concretezza. 4 metri mi pare che siano un po' la morte della ristorazione, di quella reale, di quella viva. Quindi ho chiesto anche al presidente De Luca di rivedere questa misura, che peraltro non è stata ancora promulgata, quindi misura non è, un'ipotesi di lavoro e una proposta dello chef che ha trovato alcuni riscontri in positivo, ma molti altri, la maggioranza vostra e anche la mia in questo caso negativa. Certo, bisogna garantire la sicurezza e questo mi pare essenziale. Sicurezza che invito anche a portare avanti sempre nella tranquillità e nella serenità tutti i cittadini e cittadini di Benevento, che voglio anche ringraziare per il modo che sono comportati in tutto quanto questo periodo. Oggi abbiamo appena 10 o 9 casi di persone presenti nell'ospedale Rumo di Benevento, molti sono guariti e faccio anche gli auguri a quelli che sono tornati, i nostri concittadini contagiati, che finalmente respirano loro, respirano le loro famiglie, siamo tutti quanti contenti. Insomma, le cose evolgono al meglio, arrivando anche un po' l'estate, quindi forse tranquillizza anche un po' il virus, che potrebbe però, dobbiamo stare attenti, riesplodere, come dicono i virologi, magari in autunno. E poi noi faremo giovedì e venerdì un grande screening, che significa una grande ricognizione per quanto riguarda le persone che sono state più a contatto di gomito con l'intera cittadinanza, cioè più esposti durante il periodo del picco del coronavirus. Chi sono queste categorie? Le forze di polizia, tutte, e come dire, quelli che sono stati in frontiera, ad esempio le rappresentanze di coloro i quali venivano anche a casa vostra con il farmaco taxi o portando il cibo, cioè i volontari, e poi non soltanto i volontari ma anche categorie di quelle che sono state sempre in vigore, cioè i tabaccai, i benzinai, gli edicolanti, i medici di famiglia, i pediatri, insomma una serie di categorie. Qualcuno mi dice: ma noi ad esempio i bancari perché non possiamo? Perché questa intesa fatta con la regione, che ringrazio evidentemente per aver scelto Benevento capoluogo come primo motivo per fare operare questa ricognizione, questo screening, però per i bancari, per altre categorie, ad esempio i postali o i postini, purtroppo no. Ci è stato detto che su questo lo possono far loro, vedo loro, insomma non è, rientra nella ricognizione che fa la regione. E questo serve anche a tutelare e a tranquillizzare, perché magari ci sono qualche asintomatico e quindi si può vedere successivamente. Questo serve per loro, per quelli, e ringraziamo molto quelli che hanno operato in questo periodo quando noi eravamo più dentro casa e loro sono usciti fuori, anche per noi e per fare le cose che ci riguardavano direttamente. Quindi grazie a loro per quest'opera e questo impegno.
però tranquillizzare le famiglie e tranquillizzare tutta la cittadinanza, perché siamo più sicuri, perché magari se anche si avvicina un poliziotto che è stato esposto durante quel periodo, non è che abbiamo paura che magari essendo stato esposto potrebbe essere un asintomatico, no, assolutamente no. La cosa che voglio dire, voglio invogliare sul piano dell'obbligo, perché non è obbligatorio questa forma di diciamo tampone faringeo, cioè quello più importante, quello che riscontra davvero se uno sta bene o sta male, non è obbligatorio, però l'obbligo morale per ad esempio i supermercati, perché noi andiamo ai supermercati tutti, ci andate voi, le donne, le mamme, i papà, insomma tutti, le persone singole, quelli più anziani o meno, loro è opportuno che facciano, sono una categoria, questo un po' a rischio per noi anche per gli altri, non soltanto devono tenere all'interno dei supermercati le solite cose, la mucchina, le mascherine, tutti, ecco, giriamo tutti con le mascherine dentro e fuori possibilmente, tranne quando magari camminiamo un po' più velocemente e fa male la mascherina e facciamo fatica col fiato, quello possiamo anche metterla sotto, però non facciamo con gli occhiali che li mettiamo sopra, facciamo finta che gli occhiali magari li mettiamo sulla testa o sulla fronte, quello assolutamente no, non è salutare nei geni. Quindi questo screening che ci sarà tra giovedì e venerdì sarà talmente forte, per cui sarà una sorta di drive, cioè nel senso che passerà la macchina, come ho visto qualche volta le scene in Corea del Sud, qui passano davanti, gli si mette il tampone faringeo della bocca, un minuto passa via, però alla fine i risultati sarà che la città è più serena e più tranquilla. Io voglio garantire sanità, salute, sicurezza ai miei concittadini Benevento. Riparto nella giornata di lunedì le visite ambulatoriali in tutti i distretti sanitari dell'ASL Benevento dopo lo stop alle prestazioni non urgenti imposto dall'emergenza Covid-19. Sono state rimodulate le modalità di prenotazione e di accesso sulla base delle indicazioni regionali atte ad impedire la diffusione del contagio all'interno delle strutture distrettuali e garantire la massima sicurezza ad operatori sanitari ed utenti. Le nuove disposizioni relative al periodo dall'11 al 31 maggio prevedono una conferma delle prenotazioni con classe di priorità U e B delle visite domiciliari e delle prestazioni per le quali l'utente ha già pagato il ticket, annullate invece le prenotazioni rientranti nelle classi di priorità D e P. Il traguardo dei contagi zero è stato raggiunto anche ad Airola. Il primo cittadino, Michele Napoletano, ha reso noto come le ultime due persone che risultavano ancora essere positive si siano negativizzate. Quindi, alla luce di tutto ciò e del doppio concordante esito del tampone, possono essere considerati tutti gli effetti guarite. L'unità di crisi della Regione Campania sta incontrando tutte le categorie per programmare la ripresa delle attività nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la ripresa delle attività sportive legate al tennis, si conferma l'indicazione favorevole della task force, tenuto conto anche del distanziamento e l'uso non condiviso degli spogliatoi. L'ultima parola spetterà al governo per quanto riguarda la condivisione di tutto ciò e quindi all'orientamento della Campania favorevole alla ripresa del tennis. In riferimento al commercio da sport, si ribadisce che la responsabilità del titolare dell'esercizio riguarda solo i dipendenti dei locali e addetti al trasporto, ma non può riguardare eventuali assembramenti sulla strada, fuori dai negozi, la cui vigilanza spetta le forze dell'ordine. Mastella che sosterrà De Luca è una scelta coerente, una novità clamorosa per un noto volta gabbana come il sindaco di Benevento, viste le tragiche scelte che il governatore della Campania e Mastella hanno condiviso sulla sanità tra ospedali chiusi e case di riposo abbandonate durante l'emergenza Covid-19. I campani meritano di voltare pagina e non meritano il duo sciagura De Luca Mastella. Così la Lega Campania, in merito alle dichiarazioni del sindaco di Benevento Mastella ed ex ministro della Giustizia, in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno pubblicata domenica mattina. Non è tardata ad arrivare la replica del sindaco di Benevento, ma la Lega, che vorrebbe dare lezioni di morale politica a me, non è la stessa che fece alleanza con il centrodestra e poi andò al governo con i 5 Stelle? Ridicolo, dice Mastella. E poi con chi si dovrebbe cambiare al sud, con loro al timone che con il sud stanno come i cavoli a merenda? Surreali. Ma la Lega è la stessa che diceva fuori Mastella? Quindi cosa volete? Il mio voto sarà all'opposto di dove siete voi, per il bene della Campania del Mezzogiorno che considerate ancora terre da conquista. Ne prova la presenza fastidiosa dei commissari regionali al sud, tutti leghisti del nord. A dichiararlo il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Il Lions Club Benevento Host, al tempo del Covid-19, domenica ha voluto celebrare la festa della mamma. L'iniziativa ha coinvolto le mamme che hanno partorito o che partoriranno negli ospedali della città di Benevento.
considerate le limitazioni dovute al Covid-19, il Lions Club Benevento ha donato una orchidea a ciascuna mamma ricoverata presso il reparto di ostetricia dei due nosocomi, il San Pio e il Fate Bene Fratelli di Benevento. Il presidente Nicola Lauro, proprio al Fate Bene Fratelli, assieme al direttivo del Lions, ha incontrato il superiore Fra Gianmarco Languez. Sentiamo cosa hanno detto ai microfoni di TV7. Il Lions Club Benevento OS vuole rimarcare la sua presenza in città, vuole continuare questa sua collaborazione con l'ospedale Fate Bene Fratelli, che già dura da qualche anno, con iniziative specialmente per la lotta al diabete. Oggi abbiamo approfittato della festa della mamma per donare un simbolo, un'orchidea che è un simbolo di amore, un simbolo che si dà alle persone più care, più importanti della vita, e noi l'abbiamo voluta donare alle mamme, le mamme che danno la vita. L'abbiamo fatto anche stamattina all'ospedale San Pio, lo abbiamo fatto qui oggi. All'orchidea che, per le mamme nel reparto di ostetricia, abbiamo accompagnato dei fiori per tutte le donne, per tutte le mamme attualmente ricoverate. Vuole essere un augurio per una vita futura. Devo dire, aggiungere un'altra cosa, Alfredo. Questa iniziativa di oggi si aggiunge ad iniziative che hanno visto il Lions Club Benevento OS in prima linea. Il club, con un notevole sforzo, ha donato alla città di Benevento, meglio al San Pio, all'ospedale San Pio, un ventilatore polmonare. Lo abbiamo fatto nella immediatezza della pandemia, credendo di aver fatto cosa buona. Abbiamo continuato in questa nostra iniziativa in favore della città, donando 60 computer alle scuole, ed oggi, dopo aver curato il corpo, abbiamo curato l'anima, dando il nostro pensiero alle mamme. Grazie. Andiamo a parlare con il superiore del Fate Bene Fratelli. Ancora un gesto di grande solidarietà, di generosità nei confronti di Fate Bene Fratelli e della comunità di Fate Bene Fratelli. Io, in nome di Fate Bene Fratelli, io voglio ringraziare di Lions Club di Benevento, che questo pensiero, che è una buona pensiero. E poi, come per dare di, per giorno della festa della mamme, questa è una buona idea, perché di dare di una fiori, perché per dare di importanza, anche di valore, di ruolo di una mamma. Quindi io, sono in nome di nostri dipendenti, anche di nostri operatori, sono anche di pazienti e mamme, sono contento, anche felice per questo pensiero. Grazie. L'assessore al personale e ai rapporti con i comitati di quartiere, rapporti con le associazioni e volontariato Carmen Coppola, ai microfoni di TV7 ha illustrato ciò che l'amministrazione Mastella ha messo in campo per alleviare le difficoltà economiche in cui versa buona parte della popolazione che sta facendo fronte all'emergenza sociale determinata dal coronavirus. Sentiamo cosa ha detto a TV7. Il Comune in questa fase, che è la seconda fase, sta cercando, ecco, di raggiungere anche quelle famiglie che in maniera più, come dire, dignitosa cercano di non apparire, e quindi il sindaco, l'amministrazione comunale sta dimostrando molta sensibilità, arrivano telefonate anche di cittadini in maniera individuale, e il sindaco, come ho già detto, ma anche tutti quanti noi preposti, insomma, ad essere vicini, ad essere solidali alla popolazione, cerchiamo di fare del nostro meglio. Noi abbiamo messo su, come ormai è già stato più volte anche pubblicizzato, lo sportello solidale. Quindi stiamo raggiungendo tantissime famiglie insieme a quello che stanno facendo tutte le altre associazioni, la Misericordia, la Caritas, la Croce Rossa, di essere vicino a coloro i quali in questo momento stanno dimostrando veramente e hanno molto 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 bisogno. Più volte sentiamo parlare che dopo questa fase di pandemia, ma anche di quella che è la problematica relativa all'emergenza sanitaria, questa nuova emergenza che è quella economica, quella sociale. E attraverso con alcune associazioni, con altre, stiamo cercando di essere quanto più vicini, quanto più aperti ai loro bisogni, alle loro necessità. Maria Grazia Chiusolo, capogruppo di Noi Sanniti,
è intervenuta in merito alla votazione che si terrà nella giornata di lunedì in Commissione Attività Produttive per l'elezione del Presidente e in qualità proprio di capogruppo chiarisce che il consigliere Angelo Filippo non rappresenta più il gruppo Noi Sanniti, avendo fatto una scelta personale e politica diversa della quale prendiamo atto. Pertanto, qualora dovesse partecipare alla seduta, votando in maniera difforme alla volontà del gruppo, riterremo la sua posizione deontologicamente, politicamente e umanamente scorretta. In tal caso, correttezza vorrebbe che non partecipasse alla votazione in attesa della costituzione del nuovo gruppo da lui annunciato in consiglio e la cui costituzione siamo curiosi di verificare. La direzione dei punti vendita primi anni di Benevento ed Avellino comunica all'aspettabile clientela che gli store restano aperti tutti i giorni, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Primi anni ad Avellino in Viale Italia, a Benevento in Via Cassella. Primi anni, gli store di mamma e papà, sempre al tuo fianco. Prosegue il progetto enogastronomico del gruppo editoriale di TV7, nato nel 2012 con una nuova rubrica, A tavola con TV7. Si tratta di un nuovissimo format che vi consente di diventare protagonisti con le vostre ricette e pietanze preferite, inviando alla nostra redazione video e foto tra i fornelli. Proponete i vostri piatti, finiti o in corso di realizzazione, scrivete le ricette e le vostre idee per renderle più buone con l'ingrediente segreto. Date spazio al cibo e alla fantasia e sarete gli attori della nostra nuova rubrica A tavola con TV7. I vostri contenuti saranno trasmessi in TV, pubblicati sul sito e sulle pagine social Facebook ed Instagram. Inviate foto e video ai seguenti indirizzi: info@tv7.net, messenger della nostra pagina Facebook TV7 Benevento oppure al numero WhatsApp 328 13 47 482. Cucina con TV7 e tutti a tavola assieme. Il delegato provinciale del CONE di Benevento Mario Collarile ai microfoni di TV7 ha parlato di tanti dubbi che caratterizzano la ripresa delle attività sportive in Italia. Sabato intanto si è tenuta un'importante riunione con il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca, ma sentiamo l'avvocato Mario Collarile. Quello che ci spaventa sono i nuovi casi, vediamo quelli più eclatanti, giocatori di squadre di Serie A che vengono riconosciuti infetti eccetera, e questo ci spaventa e chiaramente ci fa capire che siamo ancora nella fase 1. Lo sport, per la verità, ha questo merito. Lo sport è fatto di regole, regole che dovrebbero riguardare tutta la popolazione. Lo sport si è dato anche le regole in questo momento. Per esempio, ogni disciplina sportiva ha fatto un protocollo per l'eventuale ripresa, con tutte le precauzioni per evitare il diffondersi del coronavirus. E chiaramente ci sono sport di contatto, tipo il rugby, dove è più difficile riprendere in pieno. Così come ci sono sport invece a distanza, come potrebbe essere il tennis, per esempio a Benevento, che però con tutte le precauzioni necessarie potrebbe riprendere. Quello che quelli che sono saltati veramente sono tutti gli incontri internazionali, tutta la programmazione a livello mondiale. Se si pensa che sono saltate le Olimpiadi, quindi si comprende. E allora che cosa possiamo fare? Ecco, ci sono delle urgenze, ci sono delle priorità. Non tutti si rendono conto che nel mondo dello sport ci sono centinaia di migliaia di persone che hanno nello sport il loro lavoro, ma non parlo dei grandi atleti, parlo del povero istruttore che ha solamente quel reddito, e con il blocco delle scuole calcio, delle scuole tennis, delle scuole basket, si è bloccato tutto un giro che consentiva a tantissime persone di poter lavorare tranquillamente. Tutto questo si è fermato e questa è la parte più delicata di tutti. Poi ci sono, bisogna tener conto di questo. Lo sport vive solo se esistono le società, e la stragrande maggioranza delle società in Italia è una società, è un'associazione senza scopo di lucro, dove i dirigenti devono mettere mano alla tasca per poterla far funzionare. Quando questa società, la maggior parte di queste società vivono anche per i corsi
che fanno per i corsi di istruzione, che fanno soprattutto per l'età scolare e per l'età giovanile. Bloccare tutto questo è preoccupantissimo, perché se saltano la società salta lo sport, anche lo sport ad alto livello poi non avrà più dove attingere e piano piano finisce. Quindi la vita sportiva è fatta di società dilettantistiche. Abbiamo fatto un incontro ieri con il governatore De Luca, naturalmente in Skype, eravamo 84 dirigenti presenti, e abbiamo segnalato a De Luca tutte queste problematiche che, ripeto, prima di tutto sono di lavoro. Poi abbiamo assicurato che qualunque iniziativa prende, qualunque apertura, lo sport è già pronto. Tanti sport, per esempio, uno per tutti a Napoli, si è parlato della vela. È chiaro, la vela non in coppia, ma la vela da solo. Così come si è parlato del tennis. Il tennis solo per un incontro singolo, dove praticamente si sta a distanza. Negli spogliatoi non si entra, perché negli spogliatoi è un posto pericolosissimo, anche per le docce, per le cose. E per esempio nel tennis c'è tutto un protocollo, perfino la palla che si tocca può essere un mezzo di trasmissione del virus. E allora il guanto alla mano sinistra. Quindi ogni sport si è dato una regola, perché lo sport è regola. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.